Forza allora, andiamo a cercare quella persona che ci aiuterà a risolvere tutto questo arcano. Questa ambientazione mi piace molto, devo essere sincero, sotto quel punto di vista non mi dispiace. Molto più fantasy, diciamo, rispetto a Darksiders 1. Darksiders 1 sì, era molto fantasy, ma era comunque tutto nel regno umano, era comunque filo reale. Qua è tutto più fantasy, proprio a livello fantasy. E tu chi sei? Il mietitore. Era ora che tu arrivassi. Ah, quindi lo sapevate che arrivavo. Stanno morendo insieme al nostro regno. Siamo rimasti in pochi. Lo immagino. Il guerriero non è mai facile, antico. Già, non è facile, ma è semplice. Basta andare in giro a ammazzare, giustamente. In pugno, davanti a una distesa di nemici morti. E invece stai morendo con un mondo che sta per morire. Porte. Non puoi combattere la corruzione. Non la puoi scalfire. Puoi solo uccidere le sue vittime. Ok. Ogni colpo inferto alla corruzione è un colpo contro il mio popolo. Ok. Medita sulle mie parole, cavaliere, prima di darmi del codardo. Quindi, in pratica, la corruzione uccide il tuo popolo e noi uccidiamo quelle persone. Ah, possiamo... Oh, ma che figata, mi insegna cose lui. Scusami, questo è gratis. Vediamo, vendetta del falciatore. Durante una mossa evasiva in... Assolutamente. Ah, è praticamente lui è il venditore delle mosse, in pratica. Tenti ha insegnato una nuova mossa, la vendetta del falciatore, per aiutarti nella tua missione. Wow. Puoi acquistare mosse aggiuntive selezionando l'opzione di addestramento. Usa la vendetta del falciatore, R1, evasiva in avanti, quadrato. Beh, grazie. Bello. Chissà se posso farlo anche più avanti col triangolo. Probabilmente sì, adesso no, immagino. O meglio, probabilmente lui vende solo le mosse che riguardano la falce, non le armi secondarie per ora. Di qua c'è un tempio, la valle del padre di pietra. Qua c'è i talismani consumabili. Ah, c'è anche i mercanti qua. Quindi questo è l'hub centrale. Palesemente. Andiamo un attimo di qua, voglio vedere che cosa vende. Buon salve. Come andiamo? Ti stavamo aspettando, cavaliere. Grazie. Da tempo la tua ombra incombe su questo regno. Era ovvio. Molti conoscono il mietitore, antica, ma io non conosco te. Siamo giustamente i costruttori di questo mondo, ma la corruzione ribolle nel suo cuore. Bella signora, e distrugge comunque in fretta ciò che abbiamo costruito in un'eternità. Aidard cerca di alleviare il nostro dolore, ma le nostre anime ambiscono a un solo conforto: la distruzione morte. Della corruzione. Non abbiamo speranze. Ma dimmi che cos'è la corruzione. Dimmi, sciamana, che cos'è la corruzione? Esatto. So solo quello che temo che sia. La corruzione. Ovvero? È odio vivente. Ok. E quell'odio non proviene dagli alberi o dalle pietre. Dal cuore ma dell'uomo? Sì. E l'albero invece? Parlami ancora dell'albero della vita. La foresta che lo circonda è stata corrotta. Ha fame. Ok. Non puoi raggiungere l'albero, almeno finché respiri. Vabbè, basta che sia morto, no? Cambiare il destino cosa vuol dire? Cavaliere, dubiti mai del tuo futuro? No. Dunque, sei di quelli che farebbero di tutto per cambiare un destino avverso. Sì, assolutamente. La strada che ti aspetta è lunga e pericolosa, persino per la morte in persona. E tu che c'entri, sciamana? Che cosa puoi fare per me? Io sono abile nel confezionare talismani. Se mi trovi i materiali giusti, costruirò un potente amuleto che ti aiuterà nei tuoi viaggi. Perfetto. Cosa ti serve? Osso di predatore, rugiada mordace e pietra intagliata. Ok. Non è un incantesimo semplice. Eh beh, immagino. Dove posso trovarli? Da in qualche giro. Parte nelle terre della forgia. Io esco di rado da Tripietra, ma quel giovanotto Karn è sempre in giro a esplorare. Lui saprà senz'altro dirti di più. Andrò da Karn allora. Vediamo i talismani e le pozioni. Ho dei talismani nuovi, se ti interessano. Talismano del vagabondo, del saggio. Vediamo. Ah, queste sono le cose che ho io. Perfetto. Beh, tutta sta roba a me non serve, quindi tieni. Dammi anche i soldi. Pozioni di energia e della collera costano 1000. Ok, sì, è un prezzo decente. Cambia qualcosa da verde a blu? Forse i blu sono più potenti. Cavaliere, buona fortuna. Grazie. Vediamo il serpente invece cosa serve. La tua casella di posta è... Cosa? Cioè, la statua del serpente è un postino. Ma che, davvero?
Vabbè, grazie. Vediamo invece la forgiatrice qui. Ehi là. Bella donnona. Per la barba del creatore le voci sono vere. Il cavaliere nelle terre della forgia. Mi chiamo Alia e lui è mio fratello Valus. Ciao Valus. Siamo i custodi di questa forgia. Anche se devo ammetterlo, oggi non vale più come un tempo. Questa è la forgia dei creatori? No, la forgia del creatore è perduta, ridotta al silenzio dalla corruzione. Ok. Ma nelle sue viscere un tempo costruimmo le torri oscure dell'inferno e le città del paradiso. Ora vi dedicate ai ninnoli? E tu, uno dei quattro, ora chiedi aiuto ai creatori. Io non chiedo aiuto a nessuno. Sono venuto qui alla ricerca dell'albero e il vostro anziano parla di fuoco. Che cos'è? Sì, il fuoco della montagna, il sangue del padre di pietra. Un tempo fluiva nella nostra forgia come le lacrime. Ok. Insieme conferivano alle nostre creazioni un'incredibile potenza, il cuore e l'anima di pietra. Quindi devo far aprire tutte e due le cose. Via, e ora la nostra forgia tace. Questo mi dovrebbe riguardare. Il modo in cui l'albero è andato a morte non fatto un cazzo. Isolato dalla corruzione. Ora anche tu sei bloccato qui, come noi. Ripristina la forgia e l'albero sarà di nuovo raggiungibile. Perfetto. Non seguo il tuo ragionamento. Siamo creatori, non guerrieri, ma abbiamo le nostre armi. Prima di perdere la forgia, costruimmo una potente creatura di anima e pietra. Un colosso per combattere la corruzione. Ma per risvegliarlo serve una chiave del creatore e per crearla serve la forgia. Ci aiuterai? Sì, comunque la tua attività. Potrei aver bisogno di una spada. Esatto. Pensi di averne più bisogno di noi, cavaliere? Non credo. Beh, sì. Noi ci battiamo per la sopravvivenza del nostro regno e della nostra gente. Mostratene degno e forse possiamo parlare di affari. Ok, va bene. In pratica non mi forgerei niente finché non ti faccio un favore, eh? Il calderone? Che cos'è questo calderone? È un tempio costruito all'ombra del picco del padre di pietra. Là il fuoco della montagna venne imbrigliato e incanalato verso la nostra forgia. Ok. Vai a est della città, supera il passo Arso e dirigiti verso il cinereo picco del padre di pietra. Là troverai il calderone. Va bene, comunque tuo fratello è molto tranquillo. Uomo di poche parole, tuo fratello. Eppure non tace quasi mai. La sua voce è il clangore del martello e il fragore della fiamma bianca. Ah. Sì, lui lavora mentre tu chiacchieri. Vabbè, e c'ha ragione comunque. Non mi aspettavo di meno. Che tra l'altro il maestro qua delle armi è tornato lassù anche lui. Volevo provare a chiedergli una cosa. Eccolo là infatti il vecchio. Ehi, ciao. Lungo la strada non incontrerai altro che guai, cavaliere. Chi l'avrebbe Fai mai quello detto? Quello che devi per la tua razza, vecchio. Quanto a me, raggiungerò il calderone. Se vuoi immergerti nella corruzione, un posto vale l'altro. C'è un motivo per cui questa porta è qui, lo sai. E se tu fossi un amico, non ti lascerei passare. Però non lo sei, quindi... Morte ha forse degli amici? O dei fratelli. Parlami del segreto del calderone. Hai saggezza da spartire o è passato molto tempo dall'ultima volta che te le hanno suonate? No, la saggezza non è come i denti. Ne ho ancora tanta. Abbastanza. Vabbè, dai, in realtà non è che gli manchino tanti i denti. Gli antichi lo hanno riempito di trappole infide. Ma uno in gamba come te riuscirà a Sono sicuro che le eluderò. Dai, su, aprimi il passaggio. Ah, io pensavo si aprisse così, invece no, ruota. Grazie, buon uomo. E tu? Non hai niente da dirmi? Va bene, io proseguo allora. È il momento che la mia missione vada avanti. Chissà dove troverò tutti gli oggetti che mi servono. Allora, da qua si sale. Da qui si può salire sul muro. Esattamente. Ma io posso salire su tutti i muri? Cioè... Tipo sulla roccia no, però su una parete liscia posso farlo. Là in acqua. Vedo roba. Triangolo per immergermi, ok. Ok, no no, giù per andare con triangolo. Io mi ricordavo cerchio si usasse nel primo. Però ovviamente il primo era tutt'altro gioco. Qua posso salire sui muri una volta che sono in acqua. Sì, posso farlo. Buono da sapersi. E che cosa abbiamo qui? Niente. Mi chiedo tra l'altro se ci sia un massimale dell'inventario, perché noi abbiamo appena venduto tutta la roba inutile. E ok, ci sta. Però in teoria
Probabilmente c'è un massimo dei cose che possiamo portarci. Dobbiamo guardare sempre in alto con morte. Quella è la corruzione? Quella roba lì? Ora capisco perché avete bisogno di un costrutto. È fatto di cristalli praticamente quella roba. Avvicinarsi a quel coso è palesemente inutile ora. Valle del Padre di Pietra, Bosco dei Tormenti, Albero della Vita, il Tempio Perduto, il Cantuccio, il Dirupo Piangente, il Fiordo, la Prova del Fuoco, il Forte Sommerso, la Gola dell'Ombra e la Forgia Danneggiata. Terre della Forgia, eccola qua. Va bene, io seguo la minimappa. Non mi metto certo ad andare in posti che non devo e che non so. Ma nemici, Nisba? Niente per ora? Sul serio? Il Dirupo Piangente. Dai, almeno qua qualche nemico apparirà, no? No, è probabile di no. Qui c'è un mercante, mi sa. Vulgrim. Oh, c'è Vulgrim. Ciao. Avvicinati. Vedi cosa da offrirti Vulgrim. Salve, cavaliere. Benvenuto. Vulgrim, che ci fai qui? Ti stavo aspettando. Come tutti gli altri, come tutti mi aspetti. Vulgrim, che cosa ti spinge a strisciare fuori dall'ombra? Non voglio perdere il mio migliore cliente. Giustamente. Non ciò che è in agguato ai confini delle ombre. Sono qui per offrire le mie mercanzie. Sì, ma come fai a spostarti fra le dimensioni? Non ho scelto io di essere qui, demone. Ho solo seguito la traccia della carneficina. Le tue lame sono affilate come sempre. Eppure potrei esserti di aiuto. Sì, se hai qualche molto cosa nuova da darmi, che sì. Molte cose altri disdegnano. Eh beh, dai, fammi vedere. Insisto, allora. Insisto, dai un'occhiata. Non ne resterai deluso. Beh, con mio fratello hai fatto buoni affari, quindi... Merci fresche. Allora, hai degli artefatti un po' strani. Hai delle scatole da fare. Cioè, no, dai. Sul serio, Vulgrim vende le loot box. Ma porca troia. Azzeramento. Ricorrendo alla magia nera, Vulgrim è in grado di annullare le abilità sviluppate da una creatura. Scegli questa opzione per azzerare l'albero delle abilità. Ok, costa 1000. Secondo me costa 1000, tra parentesi, per ora. Però mi chiedi anche gli amuleti che sono qua sotto. Io pensavo fossero come nel gioco precedente, roba che mi dava anime slash soldi. Però a quanto pare tu ne vuoi tante di queste. Vuoi 20 più 50.000. Un'altra volta. Va bene. Demone. Intanto spero che vorrai Sentiamo. Farmi un piccolo favore. Di che si tratta? Al libro dei morti mancano delle pagine. Ritengo che ne incontrerai molte sul tuo cammino. E se come fai a saperlo, scusa? Ti aspetterà una ricompensa generosa. Tale sarà la mia condanna. Completa il primo capitolo. Ok. Quindi le pagine che abbiamo, cioè quella roba che abbiamo trovato prima, non sono le pagine del libro dei morti. Sono oggetti che servono a Vulgrim e basta. Ok. Però il fatto è che mi chiedo a questo punto, questi oggetti che abbiamo trovato che diamo a Vulgrim sono illimitati tra virgolette o c'è un numero ben definito? Perché se in teoria c'è un numero definito, lui ne vuole 20, ma se io per esempio ne uso 100 su quello da 1 per dire e le consumo tutte, ci vado a perdere in pratica, no? Sento un grosso rumore provenire da lì alla sinistra. Però intanto ho trovato un altro di questi. Perché se li troviamo in giro così, il primo pensiero è che abbiano una quantità limitata. Però a quel punto non mi metti allora la scelta di poter scegliere 1, 5, 10 e 20. È quello che non capisco. Probabilmente, dico probabilmente, sarà anche un loot rarissimo dei nemici. Proseguiamo da questo lato e vediamo dove finiamo. Nel Bosco dei Tormenti.
E nemici ancora zero. Però ho trovato un altro di quei cosi lì. Ecco, fatto. Ed ecco un nemico. Oh, vediamo a che livello sono. Livello 2. Però, wow. Per essere al livello 2, vedo che di vita ne avete. Ne avete anche fin troppa. Aia. Ma che aimbot c'hai? Però mi hanno lasciato delle scarpe. Vieni qua. Dove scappi? Bastardo? Fugge lui. Allora, ho capito che sti stronzi fanno la carica in avanti, quindi sfuggirgli indietro non serve a nulla. E fare le combinazioni tenendo premuto il tasto per bloccare un nemico rende tutto molto più difficile. Perché devi bloccare il nemico con L2. Se vuoi usare l'abilità devi usare L1 e poi schiacciare il tasto. Non è proprio comodo. Però uccidere i nemici ci serve. Ci serve perché dobbiamo livellare. Dove vai? Vieni qua. Ecco fatto. Ogni tanto ci serve stare in giro a livellare uccidendo i nemici. C'è una cesta per terra. Ma io le ceste le potrò aprire senza problemi? Cioè non è che ci saranno ceste chiuse che hanno bisogno di chiavi, vero? Un sacco di oro, un sacco, un centinaio. Ok, meglio non perdere tempo intanto con i nemici piccoli. Meglio proseguire. Mal che vada, comunque in ste zone si può sempre ritornare. Però intanto qui c'è una cesta. Vediamo che cosa contiene. Ho trovato un oggetto. Non ho visto che cos'era. Ah, era un'arma seconda. Gli artigli. Ma che figata. Questi sì che mi piacciono. Gli artigli sono... Wow, ti giuro, spero di trovare un artiglio leggendario, perché se questa è la velocità di tutti gli artigli, ho trovato la mia arma secondaria preferita già. Ma c'è... C'è un entità... Ti vedo, Non funziona. Esatto. È un'entità invisibile. Però lei non mi ferisce, cioè non è che mi attacca, io non la vedo. Vieni qua. Madonna mia. Basta, io ho deciso che gli artigli li voglio assolutamente. Credo che quell'entità sia come nella parte finale del primo, quando c'era il mondo invisibile. Ma è diventato sera. Cioè, sta diventando tramonto. Ah no, è la zona che è diversa, ok. Quella, questa... Ah, si è autodistrutto. E mi sa che ho trovato un chakram. Ah no, è un'altra falce. Carina, non mi dispiace. Sembra molto quella che c'ha guerra quando prende le falci della morte. Intanto gli oggetti che stiamo trovando sono sempre di meglio e meglio. Artigli e nuove falci. Beh, è stata una bella giornata, piena di opportunità, come direbbe Marcus. Madonna mia. Io credo che gli artigli ovviamente scalino in velocità e facciano un fottio di critico. Dopo controlliamo, ma ne sono già abbastanza sicuro. No, la probabilità è sempre il 3%. Ma è probabile perché sono oggetti base, sono grigi d'altronde. Però, secondo me, gli artigli scalano velocità e appunto il critico. Quindi se aumentiamo la possibilità di critico con gli artigli, secondo me, spacchiamo.
Spacchiamo veramente il tu. Perché, cioè, guarda qui che cosa abbiamo appena fatto con un giro di artiglio. Allora, come faccio a salire qui? Ci deve essere un muro in cui io posso arrampicarmi. Ok, questo. Sì, questo qua, perfetto. Passiamo dall'altro lato. Madonna mia, morte è sicuramente molto più... A livello di abilità è molto più bravo di guerra. Guerra sicuramente a livello di forza bruta e fisica non lo batte forse nessuno degli altri fratelli, secondo me. Però guerra è sicuramente il più forte. Morte è il più abile, secondo me, a parer mio. Poi magari ancora dobbiamo vedere gli altri due fratelli, solo soldi. Non stiamo trovando niente di che in questo momento, In questo momento stiamo trovando niente di che. A parte gli artigli non abbiamo trovato niente che mi abbia emozionato così tanto. Non mi aspettavo comunque questo simile open world. È esploso? Cioè io ho lanciato contro il cavallo ed è esploso, sul serio? Comunque la combo alzare in aria il nemico e poi colpirlo. Wow, cioè veramente. Già non abbiamo chissà quali abilità per ora, ma è la cosa più veloce per fare danno mentre loro non ci possono attaccare, assolutamente. Però non c'è grande concatenazione. Non c'è molta concatenazione fra i due tipi di armi, secondo me. Poi magari adesso, adesso che non abbiamo chissà quale abilità. Punto abilità ottenuto. Io sarei curioso di usare il necromante, però. Ma questi mangiacadaveri sono a tempo, cioè dopo un po' scompaiono, oppure no? Però io mi chiedo, la barra del mietitore probabilmente è il nostro massimale di livello, ma se io non prendo questa abilità, per dire, posso sbloccare in futuro questa senza che io mi compro tutte le altre? Secondo me sì, è da scoprire. Comunque, questo punto per adesso non lo metto su rendere i nemici infuocati, ma lo metto sull'aumentare il danno di questo. Non ha senso che gli do fuoco, li congelo, piuttosto più avanti li faccio esplodere, quello sì. Il passo arso. Per adesso proseguiamo, tanto i nemici sono tutti quanti di livello 2. Qua c'è qualche cesta, ovviamente. Allora, si prosegue da questa parte. Salta da questo lato, perfetto. Tac, tac. E infine, no, di qua. Eccoci arrivati alla cesta. Vediamo. Altri soldi, sicuramente. Ovviamente. Non me ne sorprendo neanche troppo. Però qui c'è qualcosa. Quello cos'è? È una specie di cristallo. Probabilmente sono oggetti da raccogliere. Ma ovviamente non abbiamo uno l'abilità e due la missione per raccoglierli. Dobbiamo ancora attendere allora. Certo non mi aspettavo tutto sto gran percorso, ma la poca presenza dei nemici. Diciamo che il primo bene o male è scriptato, nel senso devi proseguire lì e i nemici che trovi sono sul percorso. Ma quanti nemici? È già un boss? Ah no, è un altro, è un tizio. Attento, ti aiuto io. Bella, non credo che lui abbia bisogno di aiuto. Anzi, probabilmente sono io ad aver bisogno di aiuto qua. Aspetta. Ecco fatto. Dammi i soldi prima che scompaiano. Allora è vero, un cavaliere nel nostro regno. Sì, sono arrivato. Un altro. Tu sei il Nephilim, quello che chiamano morte. Come sei arrivato fin qui? Non lo so. Ho sbagliato strada. Pare che sia bloccato qui con quel che resta di lui. Se cerchi il calderone, sappi che la corruzione l'ha conquistato molto tempo fa. Sento ancora il fuoco che arde nelle viscere della terra. L'importante è che lo senti. Rischio. Tu chi sei? Tu sei diverso dagli altri. Innanzitutto, non sei un gran bel. Ma dai, che stronzo! Potrei dire lo stesso di te. In città mi chiamano Cucciolo o Moccioso. Ma io preferisco il mio nome. Ah, è Karn, perfetto. Karn. Vada per Cucciolo.
Ma come vuoi? A me non importa. L'arte della sciamana. La tua sciamana si è offerta di costruirmi un talismano, se le porto i materiali. Faresti bene ad accettare, allora. Le sue creazioni sono potentissime. Immagino. Dove posso trovare l'osso del predatore? I predatori vanno a caccia nel calderone. Ucciderli non dovrebbe essere un problema, visto il nome che porti. Esatto, e un favore invece? Dimmi, se sei diretto là dentro, ti spiacerebbe fare una cosa per me? Sentiamo. In effetti sì, quello che faccio non è abbastanza. Forse sì. C'ha ragione. Ma a me sembra che tu stia facendo abbastanza per te e che i vantaggi per noi non siano che un effetto secondario. Ha ragione. Se non è di troppo disturbo, io ho lasciato un vecchio piatto di metallo là dentro, con al centro l'immagine di due martelli incisi. Non è un granché a vedersi, ma l'ho fatto io. È stata l'ultima cosa che ho forgiato. Un piatto? Vuoi che ti porti un piatto? Sì! Beh, ha un valore sentimentale. Se lo trovi, farò in modo di ricompensarti. Spero che tu mi dia soldi, almeno. Perché non riaccendi il fuoco? Sono venuto per questo. Pensavo che, per così dire, avrei fatto saltare il tappo, che sarei stato un eroe. Giustamente. Ma il calderone è bloccato e il fuoco ha distrutto la via per raggiungerlo. Ma non guarda il caso. Non sembri abbastanza capace. Forse riuscirai a trovare una via. Aspetterò qui e sorveglierò l'ingresso. Sicuramente dovrò arrampicarmi sul muro e saltare da parte a parte. Quanto ci fai? Ah, bravissimo. Stavo dicendo, come faccio a proseguire? Lì c'è una cesta. Andiamo a prenderla prima di entrare, allora. Rintraccia carne e parla con lui. Ecco, una parte della missione è avanzata. Soldi. Sai che novità. Guarda, allora, non so quando troveremo tutti quei 20 amuleti che sono, quelli che ne abbiamo 3 ora. Ma voglio riuscire ad arrivare... Ma voglio riuscire ad avere una loot box di quelle arancioni. Guarda, intanto mi sistemo... equipaggiamento verde, fantastico. E di aspetto è uguale identico a quello che avevamo già. Vabbè, non importa. Direi di fermarci qua questo giro, va, che bella scena. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito, se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, nel prossimo episodio entreremo qua dentro. Ciao a tutti!